Buongiorno, buongiorno amici ed amiche del canale, buongiorno dal vostro Nick Juve, un grande abbraccio, buon martedì, buon pranzo a tutti, al solito mi raccomando, è fondamentale, prima del video non costa nulla, like, iscrizione al canale, condividete il più possibile e attivate la campanellina qualora fosse di vostro gradimento per rimanere sempre aggiornati e aggiornati sui miei contenuti. Una domanda che mi pongo e vi pongo, presentata la prima offerta per Adeyemi. 30 milioni più 10 di bonus, 5 facilmente raggiungibili, 5 un po' più difficili e complicati, ma un passo indietro. Era così difficile magari provare a trattenere Chiesa o provare a fare ragionare Chiesa? O pongo la domanda in maniera diversa e migliorativa? Chiesa non avrebbe potuto, se avesse avuto la testa giusta, fare quello che magari fa Adeyemi, caratteristiche diverse, una tecnica diversa, un modo di giocare diverso, ma se avesse avuto un po' più di testa per mettersi al servizio della squadra, cosa che, se non erro e ricordo male, già dall'anno scorso non voleva fare perché la seconda punta non era di suo gradimento, partire da un lato piuttosto che da un altro non gli garbava, cioè è sempre stato un po' un ostacolo per noi come tifosi e per la Juventus come società, e questo mi spiace perché secondo me, se avesse avuto una testa diversa, anziché incaponirsi, cioè proprio come fa sul campo, evidentemente una sua caratteristica, lo ha fatto nella vita reale, e questo lo ha portato credo ieri ad un faccia a faccia con Thiago Motta, dove gli ha spiegato che non fa parte del progetto, perlomeno è uno dei pochi che partecipa alla parte tattica ma non è ritenuto, diciamo, al centro del progetto. Per quanto riguarda Adeyemi, io mi auguro si riesca a prendere, è un bel giocatore, peccato che se andiamo a guardare un attimino anche la sua scheda ultima delle presenze, non quelle in campo ma in infermeria, lì mi fa storcere un attimino il naso, perché comunque, se non erro, ha perso 10 partite l'anno scorso e una quindicina la stagione precedente, quindi comunque c'è un po' di diciamo poca affidabilità per quello che riguarda il livello muscolare di questo ragazzo qui. Le qualità sono indiscusse, ma io purtroppo torno indietro nella memoria, avevamo un calciatore che per me era fantastico, era un calciatore anche che a livello tecnico, secondo me, se non avesse avuto infortuni sarebbe diventato tra i più forti in Europa senza alcun dubbio, e già bene o male lo era, che era Douglas Costa. Non avesse avuto i muscoli di cristallo che ha avuto, sarebbe stato veramente un giocatore fantastico senza alcun dubbio. Ecco, non vorrei che questi giocatori qui, che comunque hanno lo strappo, hanno la corsa, hanno la tecnica mischiata alla corsa eccetera eccetera eccetera, non abbiano e non risentano poi fisicamente di un qualche problema che poi si riprotrae nel corso dell'anno e delle competizioni. Però Adeyemi, Todibo, un'altra cosa che chiedo anche a voi, perché a me il dubbio sta sorgendo ed è anche un dubbio forte, è un altro che lavora col piede sinistro, col mancino, e già abbiamo un difensore che lavora con quella parte lì, che è Gleison Bremer. Non è che alla fine lo faranno partire così come vi sto dicendo da un po' di tempo? Perché già si è paventata una piccola offerta da 60-65 milioni dal Liverpool rispedita al mittente, sembrerebbe, da parte della Juventus. Non vorrei che Todibo non fosse da associare insieme a Bremer. E vi apro solo questa piccola parentesi perché il discorso di oggi era su Adeyemi, poi ne parleremo dopo, sul fatto Todibo-Bremer, perché secondo me Bremer, se ci ragioniamo in maniera spicciola e semplice, la difesa 4 non ci ha voluto mai giocare. Ha sempre detto che lui non si trova a suo agio. E l'anno scorso,
Il tutto col 3-5-2 è stato impostato proprio per cercare di favorire e aiutare lui. Non lo so, ma il dubbio mi sorge e se ragiono per logica ho la sensazione che se dovesse entrare Todibo uscirà Bremer. Poi vi dico il perché penso che non lo facciano adesso ma lo facciano verso la fine. Intanto fatemi sapere cosa ne pensate sul fatto e sul caso dell'offerta per Adeyemi, su quello che ne pensate eventualmente in contraltare di Federico Chiesa. Vi aspetto nei commenti dopo il mio video e appena possibile risponderò a tutti come faccio sempre. Un grande abbraccio dal vostro Nick Juve e al prossimo video. Ciao!